l'amore salverà il mondo, la bellezza salverà la terra. E quindi la sostenibilità è rappresentata da questo lavoro. Si fa mettendo insieme tutti gli elementi che permettono il cambiamento, la rigenerazione, la riformulazione. Per esempio, queste panchine sono fatte con la plastica che inquina. Facendo queste panchine, noi eliminiamo anche il taglio degli alberi nella foresta. Questo simbolo è la rappresentazione della dualità che esiste in tutte le cose e la connessione all'interno che è la creazione. Quindi noi adesso dobbiamo pensare che la creazione non è più soltanto un lavoro fatto da degli specialisti come gli artisti, ma la creazione è diffusa come impegno di sostenibilità comune. Abbiamo un'opera di creazione da fare insieme, tutti. Dobbiamo creare la connessione del mondo artificiale con il mondo naturale, quindi la mediazione deve essere fatta non da uno, ma da tutti.